farla ora. Non lo so, manifestazione. Vado? Allora, la demolizione dello Stato di diritto, iniziata con l'ingresso in Europa, sta continuando senza sosta, inesorabilmente, con una enorme accelerazione con gli ultimi due governi, che hanno definitivamente assestato dei colpi enormi allo Stato di diritto. Quindi ci troviamo in mano a determinazioni che non sono per niente trasparenti. Tutti quelli, i consulenti che stanno, di cui si serve il governo e il governo stesso, stanno facendo gli interessi delle corporazioni commerciali, farmaceutiche, mediatiche, cioè tutto un insieme di interessi a livello globale, perché questa è la verità, basta vedere i grandi fondi speculativi, quali quote hanno di tutti questi ambiti, e quindi sappiamo benissimo, la plastica evidenza, che il governo italiano esegue direttive tecnicistiche, scientiste, antidemocratiche, che niente hanno a che fare veramente con il nostro Stato di diritto. La definitiva applicazione del Green Pass a sempre più categorie, quindi a questa discriminazione, c'è già chi parla di volerlo mettere addirittura per andare a votare, decreterà definitivamente la fine dello Stato di diritto e della politica. Quindi, se noi vogliamo questo, dobbiamo sapere a cosa stiamo andando incontro, chi vuole questo. Allora, non dobbiamo arrenderci a questo stato di cose, e dobbiamo rispettare la Costituzione, restaurarla, quindi è un lavoro duro, ma tutti questi signori che ci parlano da tutti i media principali hanno un solo messaggio, che è quello della distruzione della Costituzione e dello Stato di diritto, e questo non va bene, questo si chiama autoritarismo e non è un buon presagio per il futuro.